ti direi una scarpa molto classica, quindi comunque anche come pregi che la possono usare un po' tutti. Il lato negativo secondo me è che è un po' troppo dura e ci sono scarpe per le quali è richiesto davvero tantissimo tempo per spiegarne la storia, l'evoluzione e soprattutto le caratteristiche. Oggi però ho ricevuto un pacco che vorrei aprire quando arriva Andrea, ma da queste Brooks Launch si pronuncia proprio così, anche se da quanto ho capito il dottor Soffientini preferisce farla all'italiana. Non servirebbe una grande premessa perché la struttura non è fondamentalmente cambiata negli anni. Ad ogni modo è importante dire che a causa di tutte le zone rosse che ci sono state nell'ultimo quadrimestre del 2020 non siamo riusciti a pubblicare la recensione di queste Launch 7 e purtroppo con colpevole ritardo lo facciamo solo oggi. We Are Human, ora che è uscito pure il modello 8 e pure la versione GTS, se siete interessati a una recensione dettagliata scrivetelo qui sotto. Versione quella nuova che ha un peso ancora più limitato, 243 grammi, e soprattutto una tomaia più morbida e confortevole che dovrebbe in teoria consentirvi di correre al meglio. E perché voi mi direte stai facendo la recensione di questa scarpa che è stata prodotta nel novembre 2019 nonostante non sia recente? Beh, ovviamente mi è stato chiesto, oltre al fatto che si trova davvero scontata su internet, vi lascio qua sotto i link dettagliati per poterla acquistare, ma per capire la value proposition di queste Brooks Launch 7 sappiate che questa scarpa si posiziona come una scarpa da gara nonostante abbia a disposizione una protezione, un comfort, tra virgolette, superiore rispetto alla media. Sappiate anche che non è una versione meno costosa delle Ghost 13 che di fatto è completamente diversa sia nel modo di correre, sia nel comportamento della corsa e soprattutto nell'ammortizzazione. Ma per capirlo, come al solito, veniamo alle specifiche: 255 grammi di peso, drop 10 mentre le Ghost 13 ne hanno 12, 26 mm di altezza nel tallone, 16 mm nell'avampiede, scarpa fondamentalmente, direbbe Andrea, con un'ammortizzazione tra virgolette dura. Il fattore differenziante, diciamolo subito, è la sua intersuola dura che nonostante non sia rigida consente però di correre velocemente. La cosa sicuramente marginale che mi ha fatto amare e apprezzare questa scarpa è la sua tomaia che consente un perfetto bloccaggio del piede, l'avampiede relativamente stretto e il tallone abbastanza rigido ma comunque confortevole. La linguetta invece è super comoda, i lacci piatti sono invece eccellenti. Ma l'elephant in the room è che questa intersuola Biomogo DNA, di cui qualcuno va assolutamente fiero anche perché è soprattutto ecologica, non vi permetterà di battere il record del mondo nonostante sia l'ammortizzazione piuttosto dura. Se è vero che la protezione e l'ammortizzazione sono buone, nel 2021 questa tipologia di scarpa difficilmente piacerà al podista che invece cerca l'ammortizzazione comoda come quella invece offerta dalle Ghost piuttosto che dalle Glycerin. E se è vero che 5 anni fa c'è stata una rivoluzione quando questa scarpa era tra virgolette uscita dal catalogo, i podisti amatori evoluti in effetti l'hanno rivoluta presente sul mercato, ma ora i gusti sono cambiati, cosa che Brooks ha capito lanciando le tempo. Se è vero inoltre che la suola è molto innovativa con un design intrecciato con dei piccoli tacchetti smussati che rendono il contatto al terreno davvero ben saldo, è altresì vero che siccome i gusti dei consumatori stanno cambiando, non sarei sorpreso che nel 2022, visto che la versione del 2021 è appena uscita, la casa di Seattle decidesse di cambiare la tipologia di scarpa, rendendo questa ammortizzazione oggi dura un po' più morbida, un po' più adatta alla tipologia dei podisti che utilizzano il marchio di Seattle. Mi aspetto che la scarpa si avvicinerà sempre di più alle Ghost, ma sappiate che per ora questa scarpa, lasciatemi il termine, non ha il DNA per effettuare un cambiamento di questo tipo.
Prima di passare la parola al mio amico e prodepodista, sappiate che l'iscrizione al canale sarebbe davvero immensa e in effetti chi meglio di noi possa trattare le nostre scarpe come delle piccole figlie. Ed ora podista, studio, velocità, ottimismo, pessimismo, lo capirete sicuramente in 15 secondi, lascio la parola al mio amico Andrea Soffientini che è venuto a casa mia per raccontarci questa scarpa. Andrea, qualche settimana fa abbiamo testato le Ghost 13 e le stai ancora usando, adesso hai provato stasera le Launch 7, so che sono uscite negli Stati Uniti ma non ancora in Europa, le Launch 8 o comunque forse usciranno in questi giorni. Cosa ne pensi di queste Launch 7? Io le chiamo Launch. Guarda, ti dico, al contrario delle Ghost, cioè al contrario, sono molto simili alle Ghost, diciamo che sono delle Ghost un po' più leggere, hanno l'intersuola un po' troppo dura secondo me, però come grip rimangono super simili alle Ghost 13, diciamo. A chi sono adatte secondo te queste scarpe? Beh, sono scarpe sicuramente per fare dei lavoretti, per fare dei medi, e sono scarpe per degli amatori o che pesano sotto almeno i 70 kg secondo me, per i lavori un pochino più svelti, mentre se dovessi pesare più di 75 kg forse, beh, complice anche questa intersuola un po' più dura, le utilizzerei però sulle ripetute più brevi, quindi fino ai 1000-1500. E in generale per quali distanze le utilizzeresti? Le utilizzerei per dei medi non troppo lunghi, perché le suole così dure ormai non le amo più tanto e mi addormentano il piede. Le utilizzerei per delle ripetute non al fulmicotone, sinceramente. Le utilizzerei più per sulle ripetute lunghe sui medi. Dici che colmano il gap che hanno le Ghost, che invece sono un po' più lente? Beh, sicuramente le potremmo usare in accoppiata, non le userei per le gare, quindi mi comprerei magari lì per un tempo, per dire, per le gare, questa qua per i lavori in pista, e le Ghost per tutti i giorni, per dire. E quanto pensi che sia la durata di questa scarpa? Questa scarpa, se è come le altre, adesso è difficile dirlo, ma secondo me è sui 500-600 km, non di più. Le altre sì, si usurava abbastanza velocemente la suola. E diventavano abbastanza, poi comunque è relativamente una scarpa leggera da pista, quindi non durerà moltissimo. E invece a livello di numero, di calzata, dici stesso numero delle Ghost? Assolutamente sì, stesso numero delle Ghost, queste qua sono le tue max e diciamo che mi stanno giuste al pelo, quindi mezzo centimetro in più ci voleva e quindi ritorniamo allo stesso numero delle Ghost. E secondo te quali sono i punti di forza e debolezza di queste Launch 7? Allora, ti dirò, il grip che su Brooks ultimamente, anni fa, peccavano molto, sul bagnato erano davvero inutilizzabili quasi, anche per fare i lendi, invece ti dirò, mi sono trovato bene con il grip, grippano molto bene, quindi riesci a graffiare il terreno, a spingere. Ti direi una scarpa molto classica, quindi comunque anche come pregi che la possono usare un po' tutti. Il lato negativo secondo me è che è un po' troppo dura e che, ahimè, ci sono adesso scarpe un po' più prestanti, diciamo questa qua rimane un po' un ibrida tra una 2 e una 3, e quindi non so se la, tipo io non riuscirei ad utilizzarla per fare i miei lavori in pista o tipo al medio. Quindi se dovessi consigliare a un Brooks dipendente, preferiresti consigliargli le Hyperion Tempo rispetto a queste? Sì, assolutamente sì, anche se durerebbero un po' di meno, il prezzo sarebbe un pochino più alto, però a meno che, diciamo che secondo me loro utilizzano tra i 3,50 e i 4,20, secondo me si possono utilizzare tranquillamente, anzi, quindi ti ripeto, ho ripetute lunghe o medi, però per il resto non bisogna prendere scarpe un pochino più prestanti. Hanno davvero però un ottimo rapporto qualità-prezzo, visto che comunque si trovano sicuramente sotto gli 80 euro, essendo comunque anche la versione dell'anno scorso. Ci sono i tuoi figli che si stanno menando, direi che sì, sotto gli 80 euro è una scarpa che si può tranquillamente provare. Niente, si stanno ammazzando Max, io andrei a controllare. Ma non si sente però comunque. No, niente, ti dicevo, sotto gli 80 euro sicuramente è una scarpa che si può provare,
per dire, io rimango sempre per qualità prezzo sulla scegliere una Rincon, però vabbè, sicuramente una scarpa più classica che ti fa correre meno di avampiedi. Ah, E invece quando proveremo le Hyperion Tempo? dipende, Max, come siamo messi con i caffè. Sì, Bene, male. nei prossimi giorni faremo un piccolo sondaggio per la prossima scarpa, perché comunque stiamo arrivando all'importo del prossimo caffè, quindi è giusto che poi tu possa scegliere quale scarpa, però compro io e co sceglierò io il colore. No, no, ti prego, il colore no. Beh, speriamo che non ci siano nere. Comunque vi ringrazio di nuovo per i caffè che ci state donando, anche perché, come ha detto Max, le scarpe ce le prendiamo noi, soprattutto lui, quindi grazie ancora. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima.